Dottoressa Bonanni, oggi a Procida l'Istituto Francesco Caracciolo Giovanni de Procida premia gli allievi migliori. Uno sta addirittura nei top a livello nazionale, nei 3.000 e oltre che hanno preso anche la lode, ma ci sono anche altri buoni risultati. Come vede l'istituzione scolastica a Procida e quali sono le sue impressioni? Questa istituzione scolastica ha la sua storia, 180 anni festeggiati l'anno scorso, e questi sono, diciamo così, appunto, risultati che noi ci aspettavamo. Stiamo lavorando invece per avere risultati ancora di maggiore eccellenza, anche se può sembrare un obiettivo molto alto. Questa scuola sta partecipando insieme ad altre scuole del territorio nazionale come istituto nautico ad un sistema nazionale che a livello europeo è riconosciuto come un sistema di qualità e che consentirà a tutti gli allievi che usciranno praticamente diplomati da questa istituzione scolastica di poter rendere spendibile il proprio titolo di studio a livello non solo nazionale ma comunitario e internazionale. Oggi nell'immaginario comune si associa molto la parola tagli a scuola. Questi due fenomeni, questi due fattori messi insieme vanno nell'ottica della migliore qualità, oppure, dato che ci sono tagli, la scuola perde una serie di servizi, poi possono essere compromessi? Credo che stiamo dimostrando esattamente il contrario. Non possiamo negare che i tagli ci siano, ma perché investono il paese in quanto tale. Malgrado questo, dall'anno scorso il Ministero ha avviato questo sistema nazionale di qualità che è partito a livello sperimentale nel 2013 e che quest'anno, adesso proprio fino alla fine, diciamo così, appunto, del 2014, si estenderà a tutti gli istituti del territorio nazionale e comprenderà anche l'istituto di Procida, a dimostrare che pur in presenza di tagli, con le energie, diciamo così, appunto, degli operatori, di quanti docenti, presidi, istituzioni scolastiche, ma anche gli stessi studenti, si può veramente realizzare molto. E l'Europa, la comunità europea, ci ha già dato un segnale in questo senso, perché ha riconosciuto come valido il nostro sistema. Ingegnere Kosulic, l'occasione del premio Kosulic in Bova Rascandola ci offre l'occasione per parlare un po' di mare e dell'attività dei marittimi. Si parla di crisi, c'è questa crisi, si sta evolvendo oppure ci sono problemi? Beh sì, la crisi sicuramente la sentono tutti, però nel campo dell'ingaggio dei marittimi in realtà non ci sono problemi per chi è qualificato, cioè a livello mondiale c'è una grande mancanza soprattutto di ufficiali, e quindi un'opportunità sia per gli ufficiali italiani che vanno a navigare su delle navi estere, e in realtà poi anche devono sopportare e in un certo senso fronteggiare l'invasione di ufficiali di altri paesi che a questo punto sono sempre più preparati, hanno delle scuole molto ben organizzate, e quindi li vediamo spesso anche sulle navi, soprattutto del registro internazionale. A livello di giovani, in questi ultimi tempi si fa un gran parlare delle difficoltà che hanno i giovani al primo imbarco d'allievo come elemento qualificante per iniziare una carriera. C'è difficoltà nell'assumerli, nella tipologia di contratto. Da questo punto di vista, la sua compagnia, o per quello che è a sua conoscenza, quali sono le possibili evoluzioni in questo settore? Ma le evoluzioni, diciamo, sono state ben descritte dai sindacati, i quali, poi ne parlerò quando farò una mia piccola presentazione, i quali hanno detto che dovremmo allinearci con dei sistemi che usano, diciamo, all'estero, cioè l'allievo oggi non è obbligatorio di essere imbarcato, però
nel contratto nazionale ha un costo che è decisamente molto elevato. Quello che con i sindacati noi vorremmo spingere è di poter assumere gli allievi come se fossero, diciamo, un contratto di apprendistato. Esatto. In quel momento lì, come già succede a terra, uno dà un rimborso spese, magari anche con l'aiuto del Fondo Nazionale Marittimi, e quindi per l'armatore diventa un costo molto piccolo, per cui siamo concorrenziali con allievi di altre nazionalità che costano invece molto di meno di quello che oggi costa un allievo. Questo è quello che si discute già da parecchi anni, ma come spesso succede non abbiamo visto dei grandi progressi. A livello dell'isola di Procida, da qualche anno lei viene a Procida non solo in occasione del premio, come la vede e quali sono le sue impressioni? Beh, i procidani storicamente ci hanno sempre fatto bella figura con i nostri clienti, cioè sono gente che ha voglia di lavorare, affidabile, e quindi per noi sicuramente un punto di forza nel suggerire ai nostri clienti di assumere queste persone qualificate. Dirigente scolastico Maria Saletta Longobardo, oggi si premiano gli allievi più studiosi del Nautico che stanno, hanno fatto bella figura anche a livello nazionale, uno è entrato nei top dei premiati, ma ci sono anche altre cose, vero? Sì, oggi io penso che si premi un lavoro di squadra. Che... della famiglia Embo erano tre maschi e due femmine, i tre maschi frequentavano tutti e tre gli... Infatti, anche gli ospiti della manifestazione, abbiamo la dottoressa Bonanni, responsabile della certificazione per i diplomi nautici, ha accettato il nostro invito perché ormai il Nautico di Procida a livello scolastico, a livello ministeriale è diventato una realtà significativa, fermo restando per carità la significatività del nostro passato marittimo che tuttora si rinnova con i nuovi diplomati, però ripeto, la grande soddisfazione è portare l'istituto a livello ministeriale come protagonista e buon esempio per la certificazione della qualità, l'ultima sfida che coinvolge la scuola italiana. Iniziamo dal premio Kotulic. Primo premio Kotulic, Lorenzo Pirlo. Tanti auguri. Secondo premio Kotulic, Mario Delegato. Auguri a Mario, auguri anche alla famiglia. Passiamo adesso al premio Imbo. Anche qui il primo premio va a Lorenzo Pirietto. Premia. Secondo premio va a Nicola Brischetto.
chiedo alla signora Antonietta, giustamente, chiedo nella scia degli affetti con tutta la sua forza. Vuoi leggere? Ha ragione. Ah, ecco, il nuovo piede di città che vuole dire qualcosa. Aspetta, vieni qua, vieni. L'unico modo è che la mia devozione mi suggerisce, sostenendo moralmente e gratificando economicamente il migliore allievo sezione macchinistico che si appresta a dedicare la mia vita al mare, quella vita che Piero e i suoi compagni hanno purtroppo impiegato per l'eternità col mare, da cui ci derivano ricchezze e lacrime, lacrime salate come salate il mare. Una tragedia che la collettività precisava, in donna della famiglia, e a quella di altri giovanissimi, tutti per persone che sono in questa nel mare imbucato. Famiglie che ancora oggi sentono come mai voi, provando a dividere gli ultimi musicali che hanno giustamente per orari, durante l'investimento della propria mano. Sono tragedie che scuotono e cambiano per sempre anche il destino dei consigli. Ma siamo gente di mare, viviamo il mare guardando negli occhi, offrendo il rispetto che gli è dovuto, ma dominandomi ai risvolti nei nostri. Il sacrificio di mio padre, costruito per sempre per tutti e nascosto ai nostri occhi, nella vista della famiglia, non resterà un fatale episodio, ma una calamità inevitabile e una morte dimenticata. Voglio fare memoria di quella sciatura pure di sostituzione. Vista la morte e con la vita. Auspico di fermare il suo ricordo nei volti, nel lavoro, nelle imprese, nella passione, nell'applicazione di altri giorni, che continuano a rendere gloria alla storia marinara di tutta la nostra isola. Credo vivamente che la sua esistenza di parte del linguaggio della Marina Diego sia un monito perenne affinché, alla guardia dell'amico mare a mare, prevaga sempre sul profitto dei commerci marittimi. Ricordi quando sempre perché conosce non dimentichi i suoi caduti del mare. Il mare è nel DNA di noi isolani, è il nostro elemento naturale, per quanto mostri il suo volto a cigno e crudele, e la porta dell'acido continua ad esercitare su di noi un fascino irresistibile. Ancora oggi, per i nostri nonni, i nostri padri, il mare rappresenta un'opportunità lavorativa significativa e che da sempre costruisce la forza della principale sorgente di interesse. A più motivato, mi credevo che si accinge a muovere i primi passi del mondo lavorativo marittimo, intendo il primo simbolico benvenuto a bordo, sostenendo il costo di un grosso base necessario all'impatto. Sono certo che tale sostegno quello della benedizione speciale di mio padre e degli angeli della Marina Diego, alla cui memoria differente mi. Nella gara nazionale dei nautici di 2 anni fa e adesso è arrivata finalmente una cosa buona dal ministero, sono arrivati 600 euro che saranno assegnati con regolare bonifico nei prossimi giorni. Auguri a Leandro, grazie. Meraviglia. Allora, iniziamo dalle scelte speciali. La prima classificata, il centro delle scienze sociali, il 100% va a Valeria Di Meglio, la quale è di Tarano Vischia, che ci sarà anche la premierà da Rossella Palasciandola. Rossella, vuoi dire qualcosa? Prego. Allora, 100 su 100 con la lode, Fabrizio Maggiotti. Si tira
signora Giuseppina Castaldi. Complimenti e auguri. Grazie a Campioni. La pergamena, là, ecco qui. Vi prego di venire con la pergamena, comunque è un riconoscimento importante. Davide Borsella. Carmen Scotto di Vigno. Complimenti e auguri. Paola Pirro. La leggenda Lucano Lavaca. Antonella Scotto di Uccio. Ma dicevo linguistico, anche qui la scelta è stata un po' complicata perché ci stavano anche qui 400 e abbiamo dovuto risalire perciò alle vie di ammissione, dove alla fine sul filo di lana, perché c'è una media altissima, 9,50, dove il rush finale va spuntata Anna Ferrandino. Brigida Costagliola da Thank you.